Indovina un po' che sorpresa, Peach è stata rapita da Bowser. Ma la storia non si ferma qui, perché attenzione, questa volta c'è un plot twist, cioè Bowser non è che la rapisce e basta, cioè va dritto al punto, cioè la sposa proprio, accidenti, allora sì che le cose si fanno interessanti. È enorme! Ah, cappi, birbante di un cappi! Perché qui c'è una cornice senza dipinto? Hanno tentato di fare un riferimento a Super Mario 64, ma sono morti provandoci. Ecco un regalo per avermi fatto conoscere un amiibo di questa classe. Che ne dici? Vuoi vedere come ti sta indosso? Indossa. Che cos'è? Oddio! No! Ma che figata! Hey Mario! Look what I made! It's a stone, Luigi! You didn't make it! Beh, che dire? Voto provvisorio per Mario Odyssey? It's a plan! Inutile dire che ero ignaro di quello che mi sarebbe accaduto nel prossimo mondo. Mentre nuotavo piacevolmente presso il regno del lago, mi imbattei in una creatura all'apparenza docile e innocente. Povero me, non ero a conoscenza del potere supremo custodito da un tale essere. Non sapevo che lui era in grado di fermare il tempo. Zawardo, Tokyo Tomare! Come mai ci sono 6 non mi piace? Perché non voglio nominare i moderatori? Non me lo dire. Ah. Dio delle città e delle immensità. Perfetto, ora andiamo a Newton City. Cosa potrebbe mai andare storto? Spoiler tipo tutto, perché poi arriva. Oh no, è Bowser! Non mi aspettavo durasse così poco il gioco. Regno dei Nembi, eh? Densità, dato non pervenuto. Superficie, dato non pervenuto. Abitanti, dato non pervenuto. Si preannuncia un regno molto emozionante. Cosa vuoi fare con quel cappello? Oh mio Dio, hai guanti da box! È così che stanno le cose, eh? Va bene. Giochiamo ad Arms, pappone! Oh, che fortuna, la principessa è salva. Speriamo che Bowser non combini nulla di strano. Oh no, ha rotto la Odyssey. Grandioso, adesso chissà dove cacchio andremo a finire. Solo a me sto pezzo ricorda Blade Runner. Ma tipo tanto. Minchia Gabri Pontu, questo cantieri è molto bello. Se dovessimo fare paragoni con i Beatles, questo qua è Paolo, signori, il tanto amato Paolo. Contami senz'altro per la musica e questa magnifica città, farei questo e non solo, sì? Yay! Ma quanta voglia di vivere hanno gli abitanti di New Donk City da uno a uno. Ho quasi finito di montare comunque i momenti salienti, quindi dovrei riuscire a caricarli entro una manciata di giorni. Nel frattempo, voi forse non lo sapete, ma Silverwolf è andato un attimo in bagno. E nel frattempo che aspettavo, ho fatto un disegno in 30 secondi. Preparati, perché è tipo bello. Leviamo le tende. Signore e signori, Mario col collo lungo. Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco. No, se papà. Voi, se lei... Quattro dita, sì, tutti i personaggi degli anime hanno quattro dita, cosa vuoi, oh? Dei cartoni animati. No, cosa fai? Non si chiamano cartoni animati. Adesso arrivano un sacco di haters. Guarda che io ti spacco. Death Note è proprio bello, però altro che cartone. No, perché i cartoni sono fatti a mano, mentre gli anime sono fatti al PC. Non parliamo di Attack on Titan. Cioè, vogliamo parlare di Attack on Titan. Io in Attack on Titan ti ho fatto la fan art. Mi si masturbo sopra il protagonista anche se non sono gay. By the way, la gente mi ha detto che in questo modo c'è un quadro che porta un regno completamente nuovo. Anche se a dire il vero non voglio alzare troppo in alto le mie aspettative, altrimenti rischio di rimanere deluso. Porca troia! Ma che cos'è? Ma è il castello di Peach! Ma che cos'è? Oh boy. Ragazzi, oddio, sono troppo hypato. Oh, che cazzo? Che cazzo è? Casa di Yoshi! Dove? Dove Yoshi? Che cazzo sta succedendo nella mia vita? Oddio, c'è... Ah, c'è un camino tipo in Mario World! Ma che cazzo? Che cazzo è questo mondo? Oddio, ci sono le stelle! Al momento mi trovo al castello di Peach
Mi scuso per il disagio creato. Yoshi! Cosa? Che cosa significa tutto ciò? Che cosa vuol dire? Cioè, che cazzo? Come in Mario 64. Porca troia. Ci sono gli alberi uguali. 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 C'è l'albero di Mario 3D Land. Ma che cos'è sta roba? Casa di Yoshi, Dio santo. Te la sbattono così in faccia a casissimo. Io non voglio più andarmene da qua. Voglio restare qui per sempre, in eterno aiuto. Perché ci sono le stelle? Non puoi smattermi una roba del genere davanti al muso così a caso. Regno dei cazzo di funghi, gente. Che cazzo è sta roba? Un bosco pericoloso. Un luogo di tranquillità. Ragazzi, io non ci sto credendo. Torri, succhiami il cazzo. Oddio, non... che cos'è sta roba? Oddio, sappi. Allora, non è così improbabile che ci sia anche Delfinia, scusa. Come no? Sputare fuoco! Valuta, a forma di... Cosa? Sono astroschegge! Ma che figata! Sta musica è troppo uguale a quando stai per prendere una stella in Galaxy. I salti sono ampissimi e le lune sono color cazzo. Ok, levati. Oppla! Vorresti spirito combattivo a brandelli. Beh, che dire, è stato bello, molto bello.